tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Il premier Gentiloni a Pesaro per la posa della prima pietra di una nuova scuola e per l'inaugurazione di una nuova piscina. Migliaia di pesci morti nel canale Albani, scattate subito le verifiche e i prelievi per stabilirne le cause. Le detenute del carcere di Villa Fastigge e gli operatori del reparto di senologia di Marche Nord insieme per sostenere le donne operate di tumore al seno. Presentato il cartellone degli eventi in programma alla BCC Arena di Fano, quest'anno si punta su comicità, musica, cinema e teatro. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri. Buonasera, buonasera a tutti cari telespettatori di Fano TV, benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale Occhio alla Notizia. Apriamo il TG con la visita del Premier Paolo Gentiloni a Pesaro. Gentiloni questa mattina ha inaugurato la nuova piscina e poi insieme al sindaco di Pesaro Matteo Ricci ha posato la prima pietra di una nuova scuola. Vediamo. Investire nella riqualificazione energetica, ristrutturazione e adeguamento di opere già esistenti, partendo proprio da una tipologia di struttura tra le più importanti, quali la scuola di Via La Marmora e la nuova piscina del centro Pentathlon moderno di Via Togliatti. È questo l'impegno contenuto nel progetto promosso e finanziato in parte da GSE, gestore di servizi energetici, e dal Comune, per promuovere lo sviluppo ecosostenibile. Prendersi cura delle nostre città oggi è il modo migliore per assicurare la loro convivenza, la loro sicurezza. Oggi si facilita la coesione e la sicurezza in una città nella misura in cui la città funziona, è in pace con l'ambiente, ha servizi efficienti, ha scuole aperte e di qualità. Questo consente anche di avere città più sicure. E siccome noi teniamo moltissimo a rassicurare i nostri concittadini, ancora una volta io sottolineo che se ci prendiamo cura delle nostre città, ci prendiamo cura anche della sicurezza dei nostri concittadini. Ed è un pezzo della qualità italiana che sta provocando, io credo, un buon esempio anche questo e sul quale dobbiamo continuare a investire. L'iniziativa Sostenibilità in Comune oggi ha visto Pesaro come protagonista e prevede lo stanziamento di circa 20.000 euro totali di incentivi per la riqualificazione energetica e ambientale. Alla presenza del Presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, che allargando il respiro dell'iniziativa in occasione del prossimo G20 tra due settimane ha annunciato che verrà rinnovata dal Governo la pressione al Presidente americano Trump nel rivedere l'accordo di Parigi sul clima. Qui viviamo a Pesaro in una città che ha fatto da anni, anche grazie al lavoro fatto da Ceriscioli e da altri sindaci in questi anni, in una città abbastanza all'avanguardia. Anch'io so bene la storia della bici politana, anche perché Fiorello l'ha immortalata in un certo senso. Quindi siamo in corsa in questa che è la parte, io credo, buona della corsa che il pianeta sta sviluppando, nella consapevolezza che queste due cose devono viaggiare insieme, cioè la scuola, l'investimento sull'educazione dei bambini, dei ragazzi, dei giovani, e l'educazione ambientale, la consapevolezza di quanto la sfida ambientale sia strategica per il nostro pianeta. Queste due questioni devono andare insieme.
Ricci, nel discorso introduttivo, ha ribadito l'impegno della riduzione entro il 2020 del 30% delle emissioni di gas serra, che porterà, oltre che ad un beneficio ambientale, anche un valore aggiunto di oltre 13 milioni di euro al sistema economico cittadino, in una più ampia visione del concetto di città vivace e vivibile, dove, oltre alla sfida climatica, particolare rilievo assume il tema della sicurezza tramite la riqualificazione delle zone più degradate della città, come via dell'acquedotto. Questo ovviamente è un grandissimo risultato, perché fare cose fatte bene che risparmiano energia produce anche ulteriori investimenti nella nostra città. Inoltre, con il presidente Gentiloni abbiamo messo anche in qualche modo la prima pietra anche del bando delle periferie, non solo della scuola. Sono 11 milioni e 2 che il governo ci dà per riqualificare tutta l'area dietro la caserma militare, l'area di via dell'acquedotto intorno alla stazione, che oggi è considerata un po' retrobottega della città, spesso e volentieri in situazioni abbastanza degradate. Nel giro di 2 anni potrà essere una grande area di opportunità. Al termine della conferenza, in via La Marmora, il premier Gentiloni ha deposto simbolicamente le prime 3 pietre della nuova scuola, che sarà inaugurata il prossimo anno, e si è poi spostato insieme al presidente del CONI, Malagò, in via Togliatti, dove per l'occasione è stata inaugurata oggi la nuova piscina. E quindi i miei migliori auguri a quello che oggi salutiamo nel suo avvio. Non prendiamo impegni clamorosi sui tempi di inaugurazione, perché chi fa il mestiere di amministratore locale sa che la strada è sempre piena di curve, ma intanto partiamo, e partiamo con un bellissimo progetto, con un bel traguardo e con questa straordinaria idea di tenere insieme qualità dell'educazione e qualità dell'ambiente. Grazie e auguri alla nuova scuola di Pesaro in via La Marmora. E vi ricordo che dopo il telegiornale potrete seguire l'intervento integrale del premier Gentiloni a Pesaro. In tanti, in questi ultimi giorni, ci avete segnalato una massiccia moria di pesci, nel canale Albani. Noi siamo andati a cercare di capire le cause di questa moria. Acqua stagnante e maleodorante, sedimenti galleggianti e migliaia di pesci morti in superficie. Lo scenario che offre da sabato il canale Albani, soprattutto nella sua parte terminale del corso, è apocalittico. Cavedani, carpe anche di grosse dimensioni che galleggiano a pancia in su, sotto gli occhi attoniti di chi passa per il ponte storto. Molti si sono chiesti a cosa sia dovuta questa massiccia moria di pesci, sostanze inquinanti sversate illegalmente nel canale, e da chi e perché. La giornata di domenica è stata per l'ufficio ambiente del comune di Fano, ARPA Measur, giornata di verifiche e prelievi di campioni di acque in diversi punti del canale, per poi analizzarle in laboratorio, alla ricerca di sostanze sospette o della risposta del perché di tutta questa moria. Ma subito i parametri di ossigeno valutati sul posto hanno dato una possibile interpretazione sulle cause. Quando abbiamo avuto le prime segnalazioni ci siamo mossi, come si è mossa anche ARPA e Measur insieme a noi. ARPA ha fatto nella notte tra sabato e domenica un campionamento dell'acqua e Measur invece nel primo pomeriggio di domenica un campionamento di una carcassa di pesce. Ovviamente avremo i risultati di queste analisi nei prossimi giorni, ma in linea di massima l'ipotesi più plausibile è quella di una mancanza di ossigeno nell'acqua del canale negli ultimi giorni, anche perché la stessa ARPA, ma nei rilevamenti fatti nella notte tra sabato e domenica, ha rilevato una percentuale bassissima di ossigeno. Su questo aggiungiamo anche il fatto che probabilmente la pioggia di venerdì sera ha portato nel canale, con le acque di lavamento delle strade e dei campi, anche sostanze che probabilmente hanno ulteriormente depauperato l'acqua dell'ossigeno. Noi ci siamo attivati ovviamente subito come comune la giornata di domani insieme a Enel Green Power per aprire la chiusa di Tavernelle e garantire in questo modo un flusso d'acqua in grado non solo di ripulire il canale ma anche di aumentare la presenza di ossigeno nell'acqua. E oggi Enel in questo momento, questa mattina, è attivo con una squadra di 6 operatori
per la raccolta e la rimozione delle carcasse dei pesci che verranno poi nella mattinata di domani smaltiti attraverso una ditta autorizzata. Questo è il quadro, l'invito che facciamo, tenuto conto che comunque ci stiamo avvicinando a una stagione di siccità dove problemi analoghi potrebbero anche riproporsi, è quella di contattare immediatamente il comune di Fano quando si ravvisano situazioni come queste. Allora, vedete, in questo momento gli operatori stanno concentrandosi nella zona terminale del canale, probabilmente non sarà sufficiente l'intervento da riva con i retini, sarà necessario entrare proprio nel canale con un barchino per portare via tutte le carcasse morte dei pesci che sono notevoli. In questo momento l'acqua è stagnante, però è stato elevato, come diceva prima l'assessore, il livello dell'acqua, quindi acqua fresca più ricca di ossigeno. A favore del fatto che non ci dovrebbero essere, usiamo il condizionale perché le analisi saranno disponibili fra qualche giorno, alcuna sostanza inquinante o tossica per i pesci, lo dice il fatto che le nutrie stanno girando liberamente qui dentro il canale e anche gli altri animali che comunque sono a contatto con l'acqua sembrano non aver riportato conseguenze. Le detenute di Villa Fastigio e gli operatori del reparto di senologia dell'ospedale Marche Nord insieme per sostenere le donne operate di tumore al seno. Sembra un cuore, ma in realtà è un presidio sanitario che allevia, assieme ad una borsetta per contenere la sacca del drenaggio, meno traumatico il post-intervento nelle donne operate di tumore alla mammella. A crearle manualmente, dato che in commercio non ce ne sono, con caratteristiche specifiche dettate dal professor Cesare Magalotti, primario di senologia di Marche Nord, sono state e saranno le detenute della casa circondariale di Pesaro, grazie ad un progetto che ha avuto subito grande accoglienza da parte di tutti i soggetti interessati. L'idea, partita dal reparto di senologia, vede le detenute impegnate nel laboratorio sartoriale guidato dall'Associazione Evangelica Detenuti, che hanno già prodotto una cinquantina di kit realizzati con un cotone stampato e che sono stati consegnati questa mattina nelle mani dei responsabili del reparto. Secondo me è un bellissimo progetto, questo a dimostrare che in questo momento dove c'è un po' è tutto un po' particolare sia a livello sociale, religioso, politico e economico. Questo dimostra che l'unione fa la forza, per cui abbiamo trovato una bellissima accoglienza da parte della popolazione del carcere, abbiamo fatto una proposta, loro hanno accettato, la cosa è partita e siamo tutti contenti. Le donne di Fano e quelle che vengono anche da fuori avranno il loro presidio che le aiuterà a stare meglio in quel periodo di convalescenza dove tutto diventa molto grande ed è tutto molto particolare. L'iniziativa prevede che la contropartita per questa operazione siano visite specialistiche da parte del dottor Magalotti a detenute e personale del carcere, e già in 25 sono state quelle sottoposte allo screening. Accoglienza piena da parte delle donne della casa circondariale, ma anche da qualche uomo, che hanno affidato ad un messaggio scritto il loro ringraziamento per questa coinvolgente iniziativa che li vede protagonisti. Sì, tantissimo, anche perché devo dire, mo, al di là di quella che può essere l'opinione esterna su queste, insomma, la popolazione detenuta, io ho 20 anni di servizio, devo dire che di fronte a richieste di questo tipo ha sempre dimostrato grande sensibilità, grande solidarietà e grande appoggio. Ora si cerca, per poter continuare l'opera di realizzazione di questo kit, donazioni di materia prima, cotone leggero e filo da cucito, e chi avesse da poterlo donare può contattare direttamente il reparto di Day Surgery di Marche Nord telefonando allo 0721 88 2321. La città che legge, tra queste c'è anche Fano con una serie di iniziative in programma alla Memo e alla Biblioteca Federiciana. Ci sarà pure Fano tra le 320 città della città che legge, il progetto del Centro per il Libro e dell'ANCI che promuove la letteratura in Italia, sviluppando l'enorme potenziale delle città e dei festival locali.
E così gli eventi per l'estate della MEMO, Mediateca Montanari, e della Biblioteca Federiciana sono pronti a partire e riempire le nostre giornate, e verranno anche aumentate le ore di apertura al pubblico. Abbiamo la seconda edizione di Memorabilia che ci accompagnerà per tutto il mese di luglio, ma continueremo anche con il cinema. Il agosto le serate saranno dedicate ad una piccola rassegna cinematografica curata da Fiorangelo Pucci, e abbiamo il gruppo di lettura per i ragazzi dagli 11 ai 13 anni, e quest'anno verrà inaugurato anche il club dei piccoli lettori, quindi per i bambini dagli 8 ai 10 anni che cominciano in modo indipendente a scegliere i loro libri. Già le letture in spiaggia, grazie al liceo Nolfi, con l'alternanza scuola-lavoro siamo riusciti a creare un calendario molto importante, perché ci permette di essere in spiaggia con i libri, e durante tutta l'estate credo sia molto interessante per le famiglie sapere che qui ci sarà anche un servizio di aiuto compiti, quindi tutti i pomeriggi, volendo, i bambini in un luogo fresco, perché la MEMO durante l'estate ha un'aria gentile, si può venire qui alla MEMO e fare i compiti assistiti dai ragazzi del liceo, chiaramente anche dai bibliotecari. La pagina degli spettacoli: alla BCC Arena di Fano tornano gli eventi estivi all'insegna della comicità, della musica, del teatro e del cinema. Amore, prendimi per mano, voglio correre veloce sole. Dal 26 giugno al 28 agosto si riaccendono le luci alla BCC Arena di Chiaruccia, dedicata a Emanuele Manuelli, ideata dalla cooperativa Tre Ponti e Fondazione Fano Solidale e realizzata grazie al supporto della BCC di Fano. Teatro dialettale, comicità, proiezioni di film e grandi orchestre, e gli appuntamenti ormai storici come a Crepapelle sono l'ossatura di questa estate all'Arena, tanto attesa da turisti e pubblico amante del teatro all'aperto, che ben si inserisce nel nutrito programma di manifestazioni estive del Comune di Fano. Beh sì, è una bella iniziativa, è anche un modo per rimanere legati alle proprie tradizioni, ma poi è anche un sano divertimento, perché sono tutte queste commedie che giocano sull'ilarità, ma poi molte volte si dice, scherzando, si dice la verità, quindi si toccano anche temi della quotidianità che riguardano la famiglia, che riguardano la persona, ma soprattutto è comunque nel periodo estivo una bella iniziativa, la valorizzazione con la BCC Arena, dove si presta anche al fresco per le belle serate d'estate, per cui stasera si presenta un bel calendario di eventi che vanno dal vernacolo, ma anche ai vari concerti e alle varie attività. Una decina di compagnie teatrali da tutta la provincia, tutti i lunedì, daranno vita al Teatro Sotto le Stelle, a partire dal 26, manifestazione promossa dalla Federazione Italiana Teatro Amatori. Poi i comici del San Costanzo, che condurranno la tanto attesa serata dei Barzellettieri e che saranno una presenza di peso nel cartellone, con il loro spettacolo Tre Ponti e una Carie ed il film Stregati dalla Bruna. Di 8 appuntamenti di rassegna dialettale all'Arena BCC, tutti lunedì, e poi ancora il concorso a Crepapelle, la proiezione del film Stregati dalla Bruna, quindi un programma veramente intenso, e che non è l'unico, perché si va a completare con tutta una serie di eventi che faranno le associazioni di danza ed altre associazioni che ci chiedono l'Arena, perché in questo periodo estivo diventa veramente un bel palcoscenico all'aperto dove poter fare di tutto. Quindi chiunque vuol vedere una bella rassegna in questa stagione può venire all'Arena BCC e troverà da ridere, ma troverà anche una bella tradizione che va mantenuta. Dopo il successo del teatro. E adesso con Matteo Del Vecchio apriamo invece la pagina sportiva. Mentre la Fano calcistica è in ansia per conoscere la decisione del presidente Gabellini e sapere quindi se sarà ancora lui il prossimo anno il timoniere della squadra che affronterà il campionato di Lega Pro, l'apertura di questa sera è tutta per il calcio giovanile, con tre prestigiosi tornei che si sono svolti nel weekend. A Cucurano, organizzate dalla locale associazione sportiva, si sono disputate le finali del 40° Memorial Enrico Manotta, competizione riservata ai Pulcini classe 2007, e il 35° Trofeo Lorenzo Volpini, riservato alle categorie esordienti. 22 le squadre totali partecipanti, provenienti dalla provincia di Pesaro e da quella di Ancona, con premiazioni finali cui non ha voluto mancare anche l'assessore Caterina Del Bianco.
Da Cucurano ci spostiamo a Sant'Orso, dove il bel weekend di sport e giovani è proseguito con il decimo Memorial Luciano Eusebi, torneo in questo caso riservato alla categoria Primi Calci e organizzato dalla locale Scuola Calcio. Una trentina le squadre partecipanti e bel livello di gioco, con atto conclusivo presenziato anche in questo caso dall'assessore Del Bianco e dal sindaco Massimo Seri. E chiudiamo la pagina calcistica e apriamo una parentesi dedicata al volley, perché dopo 9 anni la città di Fano si riaffaccia sul panorama nazionale grazie alla Virtus, che ha visto accogliere dalla federazione la domanda di ripescaggio per la Serie B. A guidare la squadra che disputerà le partite casalinghe al Palace Allende sarà Andrea Radici, 51enne tecnico di Città di Castello con tanta Serie A alle spalle e un'esperienza anche nel massimo campionato francese. E sarà un tecnico con un curriculum di tutto rispetto anche quello che guiderà il Fano Rugby nel prossimo campionato di Serie C. Sulla panchina dei rossoblù siederà Walter Colaiacomo, 47enne tecnico di Segni, in provincia di Roma, nell'ultima stagione responsabile tecnico Under 14 del Rugby Roma Olympic Club. Nella sua lunga carriera a spiccare sono 2 promozioni in Serie A ottenute con Rugby Segni, una nel 1994 e una nel 2004, nel secondo caso nel doppio ruolo di giocatore e assistente allenatore. E da Fano ci spostiamo a Fossombrone per parlare dell'attivissima bocciofila Oikos, che domenica ha organizzato il trofeo Berloni Bagno, gara nazionale femminile con atlete partecipanti da tutta Italia. A vincere la medaglia d'oro è stata l'astro nascente Chiara Gasperini, 17enne in forza alla bocciofila Lucrezia, che in finale ha superato la pluricampionessa Elisa Luccarini di Reggio Emilia per 12-7. Lucrezia a podio anche grazie al terzo posto di Gabriella Vitali, stoppata in semifinale proprio dalla compagna di squadra Gasperini. E chiudiamo la pagina sportiva con una breve di ciclismo che arriva da Porto Sant'Elpidio, dove dal 15 al 18 giugno si è svolto il meeting nazionale giovanile riservato alla categoria giovanissimi. Tra le 182 società partecipanti, ottimo il 4º posto ottenuto dall'Alma Juventus Fano, che ha finito la gara a pari punti con i toscani del pedale Ponticino, ma non è riuscita a salire sul podio a causa del peggior risultato nella classifica parziale della prima giornata. Per la società arancionera resta comunque la soddisfazione di essere stata la prima squadra classificata della Regione Marche. Con lo sport chiudiamo qui il nostro telegiornale. Vi ricordo che tra poco trasmetteremo l'intervento integrale del Premier Gentiloni a Pesaro. Io mi fermo qui, grazie per averci seguito, a voi tutti l'augurio di una buona serata. Arrivederci.